Ciao, volevo fare un video per spiegare alcune cose che possono essere utili ad abbellire un rig. Nei miei recenti video ho parlato di rig e di rigging. Spesso, quando le cose cominciano a farsi complicate, potrebbe essere utile disegnare le forme dei bones in una maniera più comoda. Quindi vedete in questo esempio la cabina ha il bone della cabina con la sua forma. Un bone che permette di capire che questo è il bone per muovere la benna in avanti e indietro, questo invece è il bone che permette di ruotare, oppure quest'altra con le due frecce che ci fa capire che può andare avanti e indietro e vedete i cingoli ruotano automaticamente, però in realtà non sarebbe fatto così. Adesso vi mostro come sarebbe il rig una volta terminato senza nessun abbellimento grafico. Ecco, vedete, questo sarebbe il rig completo di questo oggetto. Come vedete, è molto più confusionario. Contiene tutti i bone che servono a fare tutti i piccoli movimenti. Quindi, per esempio, c'è un bone per ogni rotellina. Questo un po' nascosto sotto, quindi scomodo da trovare, è quello che appunto mi serviva a portare avanti e indietro. E vedete, mano a mano che si muove in avanti, tutti questi bone ruotano per permettere alle ruote di girare. Fanno molta confusione a vederli. Inoltre, io non ho la possibilità di ruotarli autonomamente, non mi servono. Allo stesso modo, questo bone enorme è quello della benna, ma non è previsto che io lo ruoti per conto mio. Questo si sposta quando questo qui viene spostato e anche, vedete, è anche difficile capire, per esempio qui, ah, questo è quello che serve a spostare la benna, questo invece è quello che serve a ruotarla, senza contare, come vedete, tutti questi qui che servono semplicemente ad allungare e accorciare i vari pistoni che entrano e che escono automaticamente, non sono neanche previsti come uso da parte mia, sono assolutamente automatici. Quindi abbiamo vari strumenti a disposizione. Ci sono delle opzioni di visualizzazione. Intanto possiamo subito vedere che la visualizzazione è trasparente. Se io vado in Object Mode, i bone sono trasparenti e sono visibili da tutte le angolazioni. Questa è un'opzione che si trova qui tra le proprietà dell'oggetto e vedete è cliccato in front. Se io lo tiro via, i bone vengono coperti. Invece in front mi permette di averli sempre tutti visibili, compresi quelli dietro, questi qua dietro per esempio dei cingoli. E anche il fatto che si vedano solo i bordi è dovuto a questa selezione qui, Display as Wire. Normalmente potrebbe essere su Textured o solid, e questo è il modo normale nel quale ci si ritrova un rig in questo modo. Quindi la prima cosa è andare a scegliere wire di solito per vedere meglio le cose e scegliere in front in maniera da vederle sempre. Notate che sono le opzioni dell'oggetto rig, mentre invece le opzioni vere e proprie tipiche solo del rig si trovano qui, questa iconcina con lo scheletrino. C'è una ripetizione, c'è anche qui il tastino in front. Se io lo spunto qui è la stessa cosa che averlo tirato via qua, quindi vedete, tra metterlo qui e metterlo qui è la stessa cosa, però qui abbiamo anche delle opzioni in più. Questa forma di default è la forma a ottaedro. Possono essere più comode anche la forma stick, tipicamente per un rig facile la forma stick può rendermi la vita più semplice, sono più facili da vedere. E a volte potrebbe bastare questo, però vedete, in questo caso comunque non ho risolto il problema perché ci sono comunque molti bone da nascondere. Un modo molto semplice per separare i bone per argomento e quindi anche nasconderli è utilizzare i layer. Servono a posizionare i nostri bone in zone diverse. Devo trovarmi in pose mode. Posso selezionare quelli che sono i bone che so che userò, quindi per esempio questi due che so che userò, questo che va avanti e indietro, quest'altro, anche questo della cabina, in un layer diverso dagli altri. In questo caso, siccome questo primo layer dove si trovano tutti è quello più comodo da utilizzare, è più facile che voglia spostare tutti quanti. Quindi posso premere Ctrl I per invertire la selezione. Adesso ho selezionato tutti gli altri e li sposto con le stesse scorciatoie con le quali si spostano gli oggetti nelle collection. Quindi sulla scena posso premere M. Mi appare l'elenco di tutti i layer e posso spostarli, per esempio, su un altro layer come questo. Adesso li ho spostati su un altro layer. Clicco
che non è visibile, perché vedete qui in pratica, in questa visualizzazione qua, riesco a vedere quali layer contengono dei bones. Se io ci clicco sopra, adesso sono visibili proprio tutti questi che ho spostato altrove. Se invece clicco sul primo, tornano visibili solo questi qui che avevo spostato. Tra l'altro noto che sono spariti questi, si trovano ancora in quest'altro layer. Allora li seleziono e posso premere M e spostarli di nuovo sul primo layer. Quindi adesso sul primo layer ho questi e questi. Se io premo il tasto maiuscolo nella visualizzazione dei layer, posso selezionare anche più di un layer. Quindi questo è un primo modo, perlomeno per separarli. Quindi potrei anche selezionare, per esempio, quelli della penna e metterli, per esempio, un altro layer qui per conto loro. E così ho un layer solo con questi qui, uno con tutti gli altri. E uno con questi, avrei potuto separare anche quelli dei cingoli, quindi come volete. Quello che vedete che ha il puntino scuro è quello sul quale si trova il bone che avete selezionato al momento. Quindi se io attivo per esempio i primi due e seleziono questo, vedete è venuto il puntino nero qua. Se ne selezionassi uno e un altro, mi mostra sempre in nero il layer dove si trova il bone attivo in questo momento. Posso avere anche il bone attivo in un layer che non vedo, anche se non lo consiglio ovviamente perché sarebbe scomodo. Un'altra cosa che c'era nel rig di prima erano i colori. Possono essere realizzati tramite i bone groups. Mentre questi sono layer di visualizzazione, questi invece permettono di assegnare dei colori diversi ai vari bone. Riapro il documento come era prima per farvi vedere come erano disposti. Non è esattamente quello di prima perché ancora non ho attivato le varie forme. Però potete vedere che avevo suddiviso i bone in vari layer. Il primo che conteneva appunto solo quelli utili da spostare, poi avevo fatto un altro layer con quelli dei cingoli, uno con quelli della benna e questi che si occupavano dei pistoni. Quindi questa era la mia suddivisione. Posso ovviamente mostrarli tutti. Mentre invece i colori derivano da questi bone group. Vedete, ognuno, root, cabina, cingoli, dei colori qua sotto, braccio, IK, e li ho assegnati soprattutto a dei bone che si trovano nel primo layer, perché alla fin fine erano gli unici che vedevo. È abbastanza simile all'uso dei vertex group su una mesh. Bisogna creare un gruppo, quindi se il gruppo non c'è qua nell'elenco basta fare più e si crea un gruppo e lo chiamo mio gruppo, per esempio, facendo doppio clic si può cambiare nome. Come vedete qui si può scegliere i colori, premendo appare una lista di colori, ce n'è di già pronti e quindi vedete per esempio io per root ho selezionato il tema 1, il tema 2, 3, sono andato in ordine, 5, quindi magari per quest'ultimo potrei selezionare il tema 6. E questi hanno il colore viola. Devo solo in scena, magari facciamolo su un altro layer, quindi mi sposto su questo layer qui dove ci sono questi che hanno un colore diverso per via di constraint. Posso selezionare alcuni di questi bone, che ne so, questi quattro, e se io faccio assegna, li ho assegnati a questo gruppo e quindi sono diventati viola. Posso tirarli via dal gruppo selezionandone uno e facendo remove, oppure selezionandone uno e assegnandolo a un altro gruppo. Questi gruppi sono anche comodi per selezionare i bone. Ovviamente anche i layer sono comodi in questo senso perché posso con Alt-A deselezionare tutto, attivare un certo layer, premere A e seleziono tutti i bone di questo layer. Posso anche qua, quando li ho messi in un certo gruppo, posso premere Select ed ecco che mi vengono selezionati. Non si nota tanto per via del colore viola, ma posso sempre cambiare il colore del tema da qui. E mi ha selezionato i bone che appartengono a questo tema. Se proprio il tema se li abbiamo finiti tutti, possiamo comunque andare a cambiare questi tre colori. Seleziono Custom Color Set e posso selezionare, vedete, il colore normale, il colore dei bone selezionati e il colore del bone attivo. Quindi potrei semplicemente andare a prendere degli altri colori completamente diversi e farmi i colori che preferisco. Quando è selezionato, prende questo colore, quando è anche attivo, prende quell'altro sulla base di questi colori custom. Ovviamente, nel momento in cui invece di Octahedral scelga Stick, comunque, come vedete, la questione dei bone group e dei colori è rispettata e quindi questo potrebbe già essere
appunto qualcosa che vi ripulisce molto il rig, spostare da un'altra parte, assegnargli dei colori diversi e tutto è già molto molto più facile da utilizzare. L'ultima cosa che vale la pena vedere per renderlo ancora più pratico sono le custom shapes. Le custom shapes ovviamente dipendono dal singolo bone, quindi a un singolo bone posso dargli una particolare forma da utilizzare. Questa forma si deve trovare in scena, quindi non si può selezionare da una lista come i colori, bisogna avere un oggetto in scena. Per capirci meglio, facciamo un esempio molto più semplice. Questo rig è semplicissimo, solo per riuscire un pochettino a capire come funziona questa cosa delle custom shapes. Allora, sulla mia scena devo avere una certa mesh per poterla assegnare come forma al mio bone. Può essere qualsiasi forma 3D. Per cui, per esempio, comincio con un semplice cubo. Se io vado in Pose Mode per poter vedere le proprietà del singolo bone, viewport display del singolo bone, ho a disposizione Custom Shape. In Edit Mode non c'è. Quindi in Pose Mode per il singolo bone posso scegliere un custom object, contagocce e cliccare sulla scena su un oggetto. Vedete, l'oggetto in questione viene utilizzato come forma per il bone. Come notate, l'oggetto non mi permette di vedere attraverso. Allora, prima di tutto abbiamo visto che se scelgo wire riesco a vederci attraverso e magari anche in front. L'intera forma del bone è stata sostituita da quella del mio cubo. È anche però difficile capire cosa sta succedendo. Vedete che è molto più grande dell'originale? Se tiro via la custom shape, torna a essere normale. E se invece lo assegno, per esempio, a questo bone piccolino e scelgo di nuovo lo stesso oggetto, il cubo, vedete, è un po' più piccolo. Quindi ora a questo di nuovo gli metto il cubo. Notate tra l'altro che io in scena posso avere un unico cubo, però assegnarlo a più di un bone. Vedete, questo diventa il controller del bone. Lo tiro via. Guardiamo come è fatto questo bone. Ha qui la testa e qui la coda. Se io gli do questa custom shape, noto che sulla testa del bone viene messo il centro dell'oggetto perché il mio cubo ha il centro lì. E poi però in questo caso è un cubo e faccio fatica a capire l'orientamento. Allora esco dal rig e diamo una forma un pochettino a questo cubo che ci permetta di capire l'orientamento. Per esempio prendo la faccia di sopra e la rimpicciolisco un po', così diventa una specie di freccia e come vedete è cambiata la forma anche nel rig perché appunto viene utilizzata in diretta. E vedete che è girato da questa parte. Nonostante il mio tronco di piramide nell'oggetto normale guardi verso l'alto, nel mio rig non guarda verso l'alto ed è messo in questa direzione. Per riuscire a capire bene questa cosa, dobbiamo capire l'orientamento dei bones. Ripristino la forma normale. Questo bone ha i suoi assi X, Y e Z e infatti, per esempio, possiamo notare che possiamo ruotarlo attorno all'asse X. Se scelgo X, Y, Z come modo di ruotare è un po' più facile da capire, però vedete, qui ruota rispetto all'asse X, qui ruota rispetto all'asse Y. Adesso li rimetto a zero. C'è un modo per riuscire a vedere ed è sempre tra le opzioni di visualizzazione del rig, quindi l'omino qui. Sotto Viewport Display posso scegliere di mostrare gli assi. Attenzione che c'è un axis anche qui nelle proprietà dell'oggetto, ma questi sono gli assi dell'intero rig, in quanto oggetto rig, e quindi infatti appaiono anche in arancione e belli grandi. Mentre invece questo axis che c'è qui ci mostra gli assi dei singoli bone. Di default gli assi vengono messi nella testa del bone, quindi per questo sono qui, ma posso anche spostare la posizione degli assi visualizzati verso la coda del bone, verso la testa o a mezza strada. Comunque lasciamolo di default lì e vedete questo bone ha l'asse Y lungo il bone, l'asse X e l'asse Z messi in questo modo. Anche questo ovviamente che è direzionato nella stessa direzione, mentre questo che adesso ha questa custom shape strampalata e la possiamo un attimo buttare via, vediamo che bene o male sono fatti tutti nello stesso modo. L'asse Y
è quello lungo la direzione del bone. Quindi, nella maggior parte dei casi, la vostra custom shape, se deve richiamare la forma del bone dalla testa alla coda, deve essere orientata, se questo tronco di cono volesse appunto rappresentare un bone, lo dovete orientare verso il suo asse Y sulla scena. Attenzione, tra l'altro, se io lo ruoto adesso, R, X, e cerco di ruotarlo in maniera che l'asse Y guardi di là, se io lo vado ad assegnare di nuovo come custom shape, non funziona, è ancora girato nello stesso modo. Guardate, anche se io la ruoto, R, X, no, non succede niente al mio bone. Perché? Perché in realtà se io ruoto un oggetto in object mode, non lo sto modificando, sto solo cambiando il suo valore di rotazione, che infatti, come vedete, è meno 90. Se lo rimetto a 0, è qui. Quindi o ruoto l'oggetto di 90 gradi e poi mi ricordo di fare applica rotazione e allora vedete che il bone si è girato, oppure annullo un paio di volte. Cosa più semplice, eseguo la rotazione in edit mode. E quindi in questo caso, eseguendo la rotazione in edit mode, l'oggetto, i suoi vertici vengono ruotati per davvero. E tra l'altro, appunto, abbiamo notato che la testa del bone corrisponde al centro dell'oggetto, quindi finché sono in edit mode posso mettermi e spostare l'oggetto in maniera tale che la testa, che la sua origine si trovi lì, ed ecco che forse quello che sto ottenendo somiglia già di più a quello che volevo, quindi diciamo una specie di freccia in quella direzione. Quindi dovete costruire l'oggetto in questo modo. Nelle vecchie versioni di Blender era proprio obbligatorio costruire decentemente gli oggetti. In quelle nuove, per fortuna, abbiamo la possibilità di aggiungere qui delle rotazioni, delle traslazioni e delle scale. Quindi, per esempio, se mi accorgo che fosse troppo grande, posso andare ad applicare una scala 0,5, per esempio, e come vedete la forma diventa più piccola. Prima però di farlo, cerchiamo di capire come funziona l'ingrandimento, perché è così grande. Tiriamolo via, il bone finirebbe lì. Perché è così grande? Semplicemente perché viene usato la coordinata 1 come dimensione massima. Quindi se io adesso rifaccio questa prova, vedete, arriva fin laggiù la forma. Perché? Perché la mia forma vera qua giù sulla scena è lunga fino a 2 sull'asse Y. Quindi se io in edit mode adesso anzi, lo faccio prima in object mode, semplicemente perché è più semplice farlo, e poi però notate che ovviamente non è cambiato niente finché non applico CTRL A scala ed ecco che è cambiato. La testa della mia forma arriva alla coordinata 1 e infatti se vado di nuovo a selezionare questo bone e tiro via, adesso corrisponde esattamente. Quindi il vostro oggetto in scena deve essere orientato, diciamo, lungo l'asse Y positivo. La sua dimensione verrà trasferita alla dimensione del bone, immaginando di metterci qui la coordinata 1, diciamo. Questo può essere scomodo, ovviamente, e quindi ecco che ci vengono in aiuto. Se non abbiamo costruito bene l'oggetto fin dall'inizio, possiamo comunque utilizzare questi valori che, tra l'altro, possono essere anche cambiati in maniera diversa sui vari assi. Quindi vedete 1 corrisponde a lasciarlo dove sta come scala, se facessi 0,5 la forma diventa più piccola di quella del bone originale, però comunque questo è un bone che continua a funzionare, anche questo. L'altra cosa che possiamo notare è che nella maggior parte delle volte non ci interessa avere le facce nel bone, ma almeno io preferisco che l'oggetto non abbia facce. In edit mode qui tengo solo gli edge. Quando la forma è costruita, faccio X e cancello Only Faces. In questo modo l'oggetto mantiene la forma solo degli edge. Ho ingrandito un pochettino in maniera che i bordi si vedano, che non siano troppo sottili nel video. Questo oggetto è fatto solo da edge. E anche nel mio rig adesso appare con i bordi, non mi dà fastidio, insomma. In realtà, comunque, voi potete anche tenere gli edge. Ed è così che ho ottenuto tutte queste forme che vedete.
Sono delle forme che ho modellato io e ho messo in scena. E qui arriva l'altro punto, il fatto che bisogna in qualche modo nasconderle. Se noi ce le ritroviamo in scena, ci infastidiscono. Allora, normalmente che si fa? Si fa una collection apposta dove mettere le custom shapes. Tipicamente io la chiamo CS underscore qualcosa. Potrei aver creato una collection che chiamo escavatore, che contiene solo l'escavatore, e faccio in modo che questa collection delle custom shapes si trovi all'interno della stessa collection, perché possono essere messe una dentro l'altra. Guardate, se la attivo, ecco che appaiono sulla scena queste qui. Nascondo il piano per comodità. Queste qui sono tutte le custom shape del rig. Quindi, per esempio, questa. Se io andassi in edit mode e gli facessi delle modifiche, seleziono queste facce, premo F per creare una faccia. Adesso qui, se vado in pose mode, vedete, è apparsa la faccia come trasparente di sopra. Questi due vertici e faccio un bevel, nella mia forma appare, e tra l'altro ci sono le facce, non le vedo qui, perché ho scelto di visualizzare wire. Di solito qui faccio poi un X di only faces in maniera da non averle. Quindi X only faces, perché appunto preferisco avere i filetti. Quindi ecco che dovete farvi delle forme, e la cosa migliore è nasconderle poi in una collection apposta. Quando siete a posto con il vostro rig, nascondete l'intera collection delle custom shapes. E potete utilizzare il vostro rig senza preoccuparvi di queste custom shapes in giro. Questo è anche il motivo per il quale a volte, se voi selezionate un oggetto riggato con un rig con queste particolarità, con le custom shapes, e faccio un copia e poi lo vado a incollare in una scena nuova, mi ritrovo spesso in una situazione del genere in cui nascono sulla scena tutta una serie di forme che io non sapevo di avere, perché in realtà sono contenute con il rig. Quindi, se vi capita questa situazione, che appunto prendete un oggetto da una scena riggato, fate copia, e su una scena nuova fate incolla e vi ritrovate una marea di forme, dovete ricreare questa situazione. Quindi selezionare tutte le forme che non usate, creare una nuova collection dove metterle. Quindi spostarle tutte in una nuova collection e nascondere la collection, ed ecco che il tutto funziona. Un modo più facile per fare questo è, cancello tutto quanto, e fare append dell'oggetto in questione. Se ho disposto bene le cose e ho creato questa collection escavatore che contiene sia il rig con tutte le forme, sia le mie custom shapes, posso in un documento nuovo, invece di fare copia e incolla, è meglio fare append, selezionare il file in questione, fare append, e trovate nell'elenco, che di solito si vede in questo modo, entrate dentro a collection, andate a cercare la vostra collection, non quella delle custom shape, quella madre, diciamo, che contiene l'oggetto, fate append. E vi ritrovate sulla scena la situazione esattamente com'era, e potete anche nascondere più facilmente la collection che contiene tutte le custom shapes. Ritrovo l'oggetto perfettamente utilizzabile senza aver perso le custom shape e senza ritrovarmele sparpagliate sulla scena, insomma, quindi tenetelo in ordine. Spero che queste informazioni su come rendere un po' più utilizzabile e carino un rig siano state utili. Grazie mille e alla prossima volta.